oggi noi ci concentriamo sugli strumenti di comunicazione che ci servono per far capire fuori tutte le cose che verranno prodotte nella scuola open source. In particolare, oggi ci stiamo occupando di come sistemare i contenuti sul sito web della scuola, e stiamo anche continuando il sistema di identità, di cui fanno parte il logo e tutte quante le altre componenti visive che un'identità deve avere. Stamattina ci siamo divisi in gruppi nuovamente dopo l'arrivo di Nunzia. Ognuno di noi adesso segue un processo che poi si svilupperà all'interno della scuola open source. Stiamo facendo una sperimentazione sull'uso del tatto, quindi serve per far capire quanto è un senso che non utilizziamo abbastanza ma che è fondamentale, soprattutto nello sviluppo del design. Uno alla volta entra e fa questa esercitazione, poi esce e deve cercare di comunicare con il disegno le sensazioni tattili che ha provato. È tutto molto divertente. E oggi abbiamo lavorato sugli hardware che devono controllare tutti i sensori, i software che li gestiscono e un sistema per attaccare i sensori in giro per la scuola. Di un sistema composto da tante unità sensore che fanno riferimento a un'unica unità centrale che riceve i dati. Questi sensori possono essere molto vari, possono rilevare la temperatura, l'umidità dell'ambiente, o contatori, sensori infrarossi.